la titolare, cioè il titolare e la responsabile erano una coppia o sono soci, sono collaboratori? Un plus. Una coppia. Tiro. Dopo Dopo vai a dare la moglie a fidanzarla perché è quello che fa la rabbia. E davanti al GIP loro si sono difesi, hanno addotto giustificazioni. Lei si è messa a piangere. Ma guarda che i dettagli non sappiamo perché non abbiamo assistito all'interno della garanzia. Diciamo che verosimilmente hanno cercato di giustificare il loro comportamento. Cioè l'hanno spacciato come metodo educativo? Nel curriculum, vabbè, non possiamo rispondere a una domanda di questo tipo perché non eravamo sicuramente presenti. Diciamo, è evidente che poi le strategie difensive saranno quelle che possono essere messe in essere davanti a dati di fatto abbastanza chiari. Sono stati messi al corrente di quello che accadeva alla vittima dopo l'attività investigativa? No, nel momento in cui noi siamo intervenuti abbiamo dovuto tutelare il bambino che era... No vabbè dico, però quando avete posizionato le telecamere, quando è iniziata l'attività non lo sapevano i genitori, l'hanno saputo alla fine. Quindi nel momento in cui poi siamo intervenuti abbiamo effettuato quei due arresti in flagranza di reato, abbiamo avvisato i genitori con il tatto dovuto. Erano molto stupiti i genitori, erano... Sì, sì. Io credo che nessuno di loro avesse un sentore chiaro che all'interno della struttura vi fossero episodi di questo tipo. Adesso c'è il tempo comunque di concludere tutta l'attività, di portare avanti ancora le verifiche attualmente dovessero essere pendenti, ovviamente loro hanno tutte le facoltà che la legge da loro. Per quanto stanno sotto praticamente, se vuoi, qualche settimana? Da subito, dal momento in cui viene presentata la denuncia, si vede una denuncia di quel tipo, segnala che un reato così grave ovviamente non viene presa sotto gamba. Ovviamente la denuncia di quel tipo viene data la massima considerazione e la massima attenzione. Se dobbiamo schiaffi da maggio, no, io non farei una considerazione di questo tipo, nel senso che è difficile portare elementi tali da comprovare e quindi portare un quadro probatorio di quello che è evidente. Quando poi noi il 27 giugno scorso ci siamo trovati di fronte a un evento eclatante come quello che è accaduto, è evidente che ci siamo mossi in immediato, però poi comunque costruire un quadro probatorio importante è detto giugno, necessita del tempo. Scusa, comandante, 27 giugno o 27 luglio? 27 luglio, che ci guarda la sua. Nel curriculum di queste persone c'è, cioè è limpido il curriculum di queste persone? Sono persone che non hanno pregiudizi penali. Ma hanno sempre fatto questo lavoro, sono improvvisate, vengono da... cioè, dato un'occhiata. Non ho esperienza lavorativa, di modo sono laureato.